siamo andati poi, tra l'altro, questa commissione congiunta ambiente e bilancio convocata di sabato pomeriggio al volo per esprimere il parere sul piano finanziario di AMA ormai dell'anno scorso, quindi poi tra l'altro abbiamo espresso un parere su qualcosa che non esisteva. E c'è il vigile urbano che mi ha inseguito praticamente dicendo: ma lei dove va? Dove vado? E quindi con quello stile, perché io già stavo salendo le scale, il vigile, quelli che stanno, mi hanno detto: ma lei dove state andando? E poi stavo con però: dove andate, ragazzi? Venite, ci dite, questo è il problema. E poi noi, tipo letterina Babbo Natale, che siamo nel... purtroppo non abbiamo la forza, perché poi siamo in quattro, i problemi della città sono immensi, sono devastanti, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo. Ci tengo a sottolinearlo, non è solamente colpa di Alemanno, io penso che i danni maggiori l'abbia fatta l'amministrazione Veltroni a Roma, anzi mi sento anche di confermarlo e di sottoscriverlo. Quindi poi anche quando raccontano la storiella che si passa nel barile, è colpa di questo, è colpa, lo vedevo ieri in commissione, è colpa di questo, ma poi l'anno scorso avete fatto peggio, ma poi avete fatto uguale, ma poi non dovete parlare. Lo fanno appositamente per scaricarsi il barile tra di loro, per ridurre la politica tipo da stadio: io sono di questo, tu sei di quell'altro, quindi a creare le fazioni. Visto, la scorsa settimana sono state pubblicate le spese della campagna elettorale, io e Virginia abbiamo speso 130 euro per uno. Mamma mia, ragazzi. Ci sono. È importante. Io sottolineo anche, poi purtroppo ho speso 130 euro perché un ordine mi era sballato, mi ha dato ritardo, se no avrei speso anche di meno. I nostri colleghi hanno speso la nostra stessa cifra ma con 3 zeri in più. Quindi poi io dico sempre: questa gente come fa a rappresentare le persone? Se loro hanno investito delle cifre che vanno ben al di là di quello, diciamo, che tra virgolette lo stipendio del consigliere capitolino, è evidente che sono stati pagati da qualcuno o comunque stanno portando avanti gli interessi non dei cittadini. Quindi poi ecco, l'appello che vi facciamo è: prendiamo consapevolezza di questo, parliamo con gli altri, informiamoli e cerchiamo di far capire che il vecchio sistema dei partiti e la politica non è più sostenibile. Grazie. Vuole portare i problemi, ma vogliamo essere il tavolo, il punto che prova ad affrontare questi problemi, prova ad affrontarli ovviamente con delle lenti diverse, con delle lenti che siano scevre da tutti quei concetti relativi al profitto individuale, ma che possano in qualche modo partire da un concetto molto diverso, che è il rispetto della persona, il rispetto dei cittadini, il rispetto di quello che siamo. Quindi noi affrontiamo i problemi da questo punto di vista. Non è raro che quando il Consiglio all'Assemblea Capitolina noi proponiamo delle mozioni e ci sentiamo rispondere da opposizione, da maggioranza: sì, bello, però ritiratelo perché magari ci lavoriamo insieme. No, ma noi avevamo un'idea simile, perché non ritirate la vostra mozione che la facciamo noi? Sono anni che in realtà voi avete la possibilità di fare tutte queste cose che noi stiamo proponendo in appena 4 mesi, dagli orti urbani, per dire una stupidaggine, a tutto il discorso della metro C che Enrico ha portato avanti. Peraltro abbiamo sfruttato all'epoca una dichiarazione del consigliere De Luca, che davanti ai giornali aveva pubblicamente dichiarato che riteneva opportuno stoppare, fermare i lavori, correggimi se sbaglio, all'altezza di San Giovanni, perché il percorso successivo da San Giovanni al Colosseo sarebbe stato effettivamente forse troppo dispendioso, troppo complesso, insomma aveva pubblicamente dichiarato questa cosa. Quindi noi giustamente abbiamo preso la palla al balzo per la serie quando ci ricapita e abbiamo presentato una mozione in tal senso. Beh, lui stesso in aula ha avuto il coraggio di dire no, perché adesso apriremo una commissione speciale sulla metro C, quindi è il caso che affrontiamo tutte queste tematiche in maniera più organica. Cioè, il punto è questo: le nostre idee sono talmente semplici, talmente di buon senso, che o non piacciono, oppure se piacciono devono avere il loro cappello e poi comunque saranno distorte al loro uso e consumo, questo è ovvio. Io la sottoscrivo, però ritiratela. Un'altra mozione la scorsa settimana, appunto anche lì abbiamo avuto l'appoggio di alcuni esponenti della maggioranza, ci hanno detto: sì, no, questa è bellissima, assolutamente, anzi ve la sottoscrivo. Nel momento in cui siamo andati al voto, sì, però se la ritirate è meglio. Quindi diciamo che noi proprio non diamo fastidio, siamo un po' insolenti, se posso permettermi. E questo però è il nostro ruolo, è il nostro ruolo, e noi lo svolgiamo in realtà con molta consapevolezza, e ci piace il fatto che
tutto quello che noi facciamo è frutto del lavoro che si fa all'interno dei tavoli di lavoro, quello che viene, che riusciamo a carpire un po' dalla rete, da vari gruppi di cittadini che comunque si uniscono e cercano di portare avanti delle idee specifiche. Insomma, noi stiamo davvero cercando di realizzare quello che per noi è il concetto di partecipazione, e se a volte forse non riusciamo in pieno, vi prego, aiutateci, bacchettateci, segnateci, insomma, aiutateci, perché noi ce la stiamo mettendo tutta. Ce la stiamo mettendo tutta e non abbiamo intenzione di mollare neanche un centimetro, non lo faremo. Però è ovvio che sarà dura. Sarà dura perché siamo soli, perché stiamo combattendo contro un mostro e questo mostro si ribella. Quindi più che dire prepariamoci alla lotta e stringiamo i denti. Si balla, lotta, entra, più no, esatto, quello che... E possiamo chiudere con questo sportello.